quarto d'ora di ritardo. Speriamo almeno che venga. Viene, viene. Cerasella non se lo lascia scappare un marito come Alfredo. Lo sposo mi fa pena. Guardate che faccia. Zia, statemi ferma. Adesso tocca a lui sopportarla. Il fratello invece è contento di levarsela di torno. Stai calmo, Alfredo, stai calmo. Adesso arriva. Sono 20 minuti che aspettiamo. E io sono 2 anni che aspetto di sposare lui, perché prima deve sposare la sorella. Ma almeno tu aspetti a casa e non davanti a una chiesa. Eccola, e chi? Arriva, chi? Ah! Si presentava alle proprie nozze con notevole ritardo, dimostrando scarso attaccamento alla propria divisa da sposa. Sono consegnata? Cretina. Anzi, anzi, dove sta? Stiamo insieme. Ma che fai? Che ti succede? Non farti accorgere, cammina. Ma chi sei, pazzo? Mi fanno male. C'era sì, ma che figura mi fai fare? Rimettiti le scarpe. Tu che vuoi? Mi hai chiesto la mano e te l'ho data. I piedi sono ancora miei. E che c'entra di piedi? C'entrano, perché non c'entrano le scarpe, hai capito? Chi siamo qua? Lo sapevo che finiva così. È sempre c'era. Oh, che scandalo. Cerasella, per l'amor di Dio, rimettiti le scarpe, magari una sola. Beh, infilatele, perché sennò ti do uno schiappone qua davanti a te. E provaci! E invece... No, no, no. Cerasella, fallo per me, su. E che uomo sei? Ti vuoi far ridere dietro da tutti? Imponiti! Cerasella? Cerasella, obbedisci! A chi? A te? E che sono la tua schiava? Se ci tieni tanto, ecco, sposati le scarpe! Cerasella! No! Anzi! Anzi! Che scala! Ma che Cerasella! Scusate, tenete un momento! La Cerasella! 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 Permesso, sono lo sposo! Permesso! Io? Niente, signor maresciallo. Cercavo mia sorella. Dovrebbero fucilarli tutti, brutti come lei. Ma no, guardi, signore. Silenzio! Zio, sì. E stai sulla tendi. Zio, sì. Farò il rapporto al tuo comando. E ringrazia se non ti faccio arrestare sul posto. Come ti chiami? Come ti chiami? Io? Giuseppe. Giuseppe? Soldato Giuseppe Marzano Giuseppe. Sì. Giuseppe Marzano. Sì, Giuseppe. Insegnerò io a molestare le bambine, capito? Andiamo. Ma guarda che ma guarda. Non mi mettere paura. L'hai trovata? No, 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 quella è scappata da zio Salvatore, sono sicuro. Famola giusto io. Corriamo, il prete sta aspettando. Corriamo. Attenti, scivolate. A quest'ora saranno già sposati. Chissà, con Cerasella non si può essere mai sicuri di niente. Ma Alfredo è un buon partito, un bravo giovane, fa il salumiere. Con le donne non basta essere bravi giovani e salumieri. Ma allora perché se lo sposa? Ma
Non l'ho capito nemmeno io, che me la sono cresciuta come una figlia. Mi pare ieri che me la sono portata in casa. Quando la trovai con il fratello in mezzo alle macerie, dopo i primi bombardamenti, quelli del 43, senza più genitori, parenti, nessuno. Avete un cuore d'oro, zio Salvatore. Ma che... Cerasella è stata una benedizione per me. Mi ha fatto felice quando io potevo ancora lavorare laggiù nel mio stabilimento. Il tempo passa. Oddio mio! Pensate che sia successo qualche cosa a Cerasella? Io non la vedo! No! A Cerasella non succede mai niente. È sempre lei che fa succedere qualcosa. Dov'è Cerasella? Che ne so. È scappata, capito? È scappata! Perché te la sei fatta scappare? Io? Oh, Gesù, a mo' la colpa è mia! Sì, Salvatore, dite la verità. Dove si è nascosta? Andiamo, voi lo sapete, voi la proteggete sempre. Protegge? E da chi? Io non so niente. Ho capito. Beh, allora andiamo a cercarla da un'altra parte. Su, corriamo, sbrigiamoci. E poso dove? Questa roba. Tenete. Possono servire ancora. Sì, corriamo. Me lo sentivo. Ma voi che... L'avevo detto al fratello Giuseppe. Cerasella non è matura per Alfredo, ma lui cocciuto. Se Cerasella non è sistemata, non posso sposarmi. E Cerasella ha sistemato tutto. Ecco Pasqualino. Pasqualino! Che muovi? Pasquali, hai visto mia sorella? Insomma, l'hai visto o non l'hai vista? Come faccio a ricordarmi tutti quelli che vedo? Ma se mia sorella la conosci da quando sei nato? Conosco tanta gente da quando sono nato. Questo lo conosci? Poco. Allora è tuo, basta che ti ricordi. L'ho vista, correndo. Dove? Di là. Di là. Di qua. No, di qua. Di qua. Di qua. Di là. Di là. Dove correndo? Dove? Così. Cretino. Senti, io prendo una barca, la inseguo via mare. Tu via terra. Sì, io corro via mare. No, io corro via terra. Dove vai? Non hai sentito? L'hanno vista correre da quella parte. Per colpa sua saranno mesi che non mi dice una parola gentile. Non ti accorgi nemmeno che esisto. Hai ragione. Scusami. Ti prego, t'ho detto scusami. E mi vuoi scusare? Hai ragione, ma che ci posso fare? Quella è mia sorella e finché... Non hai sistemata lei, non puoi pensare a me. Così. Beh, adesso devo scappare che la devo cercare. Così la trovo e ci sposiamo subito. Ciao! Adesso ti sistemo. Ma chi è? Cosa vuole? Chi cerca? Oh, scusi, io cercavo una sposa. Ah, sì? Allora si accomodi. Beh. Veramente è un modo un po' strano di cercarsi una sposa. Beh, io non cercavo una sposa per me. Ecco, io cercavo un'altra sposa. Vede, io cerco... Lei cerca qualcuno che le insegni l'educazione. Sì. Se ne vada. Vada! Se ne vada! E non tocchi mia figlia! Scusate. Vada via, ma guarda scusate. Un po'. Prima cerca e poi... Cerasella! Cappello nuovo! Cerasella, finalmente! Tesoro, amore mio! Oh! Oh! Ma come si permette? Io sono l'ingegnere Capiraghi di Sestri Levante! Cerasella a me! Cerasella! Così tanto, ingegnere! Ingegnere!
fuochi! Ah, don Antonio, mi dovete scusare. Io non sapevo niente. Nemmeno noi sapevamo niente. Beh, e intanto cominciate a prendere posto. La sposa arriverà. Voi sapete, le donne, gli piace farsi aspettare. Prego, prego, prego. Ma cosa dice? Quello non è venuto nemmeno in chiesa, non è venuta. Beh, signori miei, parliamoci chiaro. Se non consumate, peggio per voi. Tanto il conto lo pagate lo stesso. Ha ragione. Un invito al banchetto è un invito al banchetto. Non si discute. Scusate, l'ultimo trick e track. Perdonate, signora Rosina, siamo ai vostri ordini. Prego, prendete posto, accomodatevi. Ragazzi, muovetevi, non state lì impalati. Presto! Non ci pensare, è meglio così, va? Ma che dici? Che cosa possiamo suonare? Niente. Come niente? Beh, lascia fare a me, ci penso io, va, stai a sentire. Mi dà la chitarra? Prego. Sinnata ca camisa. Il matrimonio è semplice, pur se non è facile, e quando la sposa è giovane, pericolo già sta. Ce l'ha con te? È un amico. Ah, ma quello scherza. E sei allegro. E pote fa grepa. Si nata ca camisa, si nomma fortunata, si è sposa da lassata, tu valla ringrazia. Non perdere più tempo, gustare a sconsulare. Colpa vostra, tu sei troppo innamorato e tu sei troppo buono. Sì, buono, vedrai stasera. Stasera. E come faccio? Io devo stare in caserma stasera. Ma come? Mi lasci solo proprio adesso? Caro mio, tu dimentichi che io non sono un libero cittadino. Io ho una divisa. Quella è già abbastanza che mi hanno dato la licenza per oggi. Ma almeno provaci. Esponi il caso, insisti. Potrei telefonare all'ufficiale di picchetto. Io ci provo. Ci provo. Ci provo. Il matrimonio è semplice, pur se non è facile, e quando la sposa è giovane, pericolo non c'è sta. Tu mi sa tanta femmina, felice se sposa. Ma come te vai a perdere a chissà che là là? Si nata gamita. Ufficiale di picchetto. Ah, signor tenente, scusi se mi permetto. Sì, ma si tratta di una cosa molto importante. Sì, di un caso eccezionale. Ah, chi sono? Sono il soldato Giuseppe Marzano. Ah, bravo, cercavo proprio te. È arrivato un bel rapportino che ti riguarda. Devi rientrare subito in caserma, capito? Signor, sì. Va bene. Tutto bene? Tutto male. Si non fortunata, si è sposa dalla sala, tu valla ringrazia, tu valla ringrazia. Pensa, ero venuto in Italia deciso a conoscere tante donne. Invece ho visto te. E ora non penso che a sposarmi. È la sola cosa a cui penso anch'io. Mi pare già di vedere la chiesa piena di gente. Mio padre e tua madre che piangono. La tua mano nella mia. E il prete che dice... Vuoi tu come legittimo sposo... No! Oh! Lei chi è? Ma cosa fa qui? Io... niente. Oh. Ero salita un momento e... Questa è un'imbarcazione privata, non un vaporetto. Non lo so, ma è che mi è successo che... Ma com'è vestita da sposa? Già, appunto per questo io... Le sarà successo come nei fumetti, scacciata il giorno delle nozze. Guardi che a me non mi ha mai cacciato nessuno, sa? Beh, se è per questo lo possiamo cominciare a fare noi. Non c'è bisogno, perché me ne vado da me. Ma che fa? Signora! Torni indietro! La riva è lontana! Signora! Signorina! Ma lasciala andare, Bruno. Non perdere tempo con quella. Ma non posso! Amato non gliela fa tornare a riva! Seguici, la riprendo e la riporto a bordo! Ma io la vela non la so manovrare, torno indietro! Tira la vela! Tirala tutta a te, capito?
Ehi, ho da fare, aspettatemi qua. Bene per i fatti miei, è venuta lei e mi ha scombinato tutto. Mi dispiace, ma non l'ho fatto apposta. E allora perché è salita sulla mia barca, vestita così? Mi dovevo sposare. Che? Ma ci ho ripensato, proprio pochi minuti prima. È straordinaria, ci ripensa a sposarsi pochi minuti prima. Meglio pochi minuti prima che pochi minuti dopo. Prima tira fuori le 200 lire. Perché, non ti fidi? No. E va bene, ecco le 200 lire. Tua sorella sta sulla spiaggia, abbracciata con un signore. Come hai detto? Dove? Giù, allo stabilimento. Oh, mamma mia bella, corriamo. Scusate, dove sono andati? Non saprei. Vabbè, ho capito, quante? 200 lire. Ah. Ma quando viene questo motoscafo? È un momento, adesso arriva. Ma perché si preoccupa tanto? Perché quella signorina non sa manovrare le vele. Chi è? La sua fidanzata? Sì. E se la sposerà? Certo. Non farò mica come lei io che ci ripensa all'ultimo momento. Quando prendo una decisione... Ma se se ne pente, dopo è troppo tardi. Ma chi è che se ne pente? Lei mi vuol bene, io le voglio bene. E poi che c'entra? Ma se impicci degli affari suoi. Scusi. Ah, ecco il motoscafo. Arrivederci e grazie per il salvataggio. Ehi, Nora! Sono qua! Ehi, aspettami! Cerasella! Adesso farai i conti con me. No! Dove sei stata? Che hai fatto? Parla, parla! Sta fermo! Su, che te... Niente! Disgraziata, ti rendi conto di quello che hai fatto? La gente ci ride appresso. Alfredo è disperato e tu... E a me non me ne importa niente. Eh sì, perché sei un incosciente. Piuttosto, chi è quel giovanotto? Stava con te? Stava con te, sto parlando con te, eh? Su, a noi ce lo puoi dire. Niente, niente, ti fossi innamorata di un altro. Pasqualino! Pasqualino! Ci penso io a lei, hai capito? Io che sono il marito. Ma quale marito? Beh, quasi. C'era su, a me la puoi dire la verità? No, la verità la deve dire a me, solo a me. C'era se, finalmente, ma insomma, che hai fatto? Beh, io vi lascio solo. Grazie, Nanni. Andiamo. E allora? Andiamo, lasciamoli solo. Alfredo, perdonami. Certo che ti perdono, però... Non lo so nemmeno io quello che mi è successo. Basta che tu sia tornato. Una sola cosa voglio sapere. Mi vuoi ancora bene? Sì, mi sembra di sì, ma che ne so? Mi hanno detto che t'hanno vista abbracciata con un altro. Ma quale altro? Io non ho mai imbrogliato nessuno, Alfredo. Lo so, è per questo che ti voglio bene. Allora ci sposiamo. E va bene, sposiamoci. Oh, c'era se, ti comprerò un paio di scarpe grandi, larghe, comode... Quando ci sposiamo? Domani? No, non mi mettere fretta, eh? Perché? Il matrimonio mi fa paura. Allora non mi vuoi bene? Sì, un po' te ne voglio, ma vedi, è che... Insomma, fammici pensare un altro pochettino, eh? Sì, pensaci, Cerasa, pensaci. Io penso vicino a te, pensiamoci insieme, eh? Ehi, voi! Ehi, voi!
Sono il fratello Cerasella, io. Cerasella? E chi? Come chi è? Già, ora davanti alla signorina non le fa comodo ricordarsi chi è. Ma chi è? Che ne so, chi la conosce? Ah, non la conosci, eh? Ebbene, ti hanno visto con lei? Ma tu devi lasciar perdere mia sorella, hai capito? Quella stamattina per colpa tua non sei sposata, va bene? Ah, un momento. Forse lei parla di una ragazza che andava in giro vestita da sposa. Appunto. Ma è assurdo. L'ho vista oggi per la prima volta e spero che sia anche l'ultima. E adesso ci mancava lei. Ma mi faccia il piacere. Egregio militare, il signore è il mio fidanzato e non è il tipo di andare in giro per Cerasella o roba del genere. E adesso vada via, per piacere. Sì, sì, signorina, guardi che io... Ma se ne vada! Aiuto! Vuoi dare un'informazione? Ecco qua. Oh, si tratta di quel ragazzo che è... Ho capito, si chiama Bruno, sta insieme ad una bionda in quella villa. Oh, di un po', è giovane, è molto ricco, e da quanto tempo sta qua? E per 200 lire quante cose volete sapere? Vi ho detto dove sta, per il resto arrangiatevi. Speculatore! Dopo un ottimo pranzetto all'italiana, un buon caffè napoletano. Che viene dal Brasile, come lei. Grazie dell'attenzione. Beh, veramente il caffè viene tutto dal Brasile. E allora diremo un caffè brasiliano fatto alla napoletana. Oh, scusate, ma scoppio dal caldo. Bruno, mi accompagni in giardino? Figurati. Che cari. Beh, adesso vogliamo parlare un po' dei nostri ragazzi? Mi sembra che sia arrivato il momento, no? Sì. Credo che per Bruno sia ancora troppo presto. Ma per l'amore non è mai troppo presto. E va bene. Mi conceda almeno una tregua. Del resto io ho già detto quale sarebbe la mia idea. Bruno rientra con me in Brasile e deve pure impratichirsi un po' nella mia azienda. Un giorno dovrà prendere il mio posto. Poi l'anno prossimo, per le nostre vacanze, torneremo qui, nel paese dove sono nato. Un anno di attesa. Ma per gli innamorati è un'eternità. Oh. Amici, cosa vuoi? Scusate, voi non mi conoscete. Io sarei il fidanzato di Cerasella. Oh. Cerasella? Ancora Cerasella? Ci vogliamo bene io e Cerasella. E lo viene a dire proprio a me? A voi. A voi perché me l'avete portata via. Ridatemela per piacere. Ma allora è vero. Ma che? Questo è un pazzo. Io non ho niente a che fare con questa Cerasella, lo vuol capire? Vabbè, non va arrabbiato. Io non ce l'ho con voi. Vedete, Cerasella è una ragazza un po' strana. Un giorno la pensa in un modo, un giorno in un altro. Date retta a me. Non pensate più a lei e... Tenete. Cos'è? Salsicce. Cosa? Salsicce di paese. Le faccio io, profumatissime. Sentite, sentite che fresca, proprio belle. Oh. Sentite che profumo, signori. Voi lasciate perdere Cerasella e io vi do le salsicce. L'offerta è vantaggiosa. Senta, Giulio. Adesso basta. Mi lasci in pace, io non voglio più sentir parlare di questa Cerasella. Ha capito? Vabbè, non va arrabbiato. Eh sì, ma arrabbio. Di Cerasella non mi importa niente, se la tenga pure. Veramente? Con tutte le salsicce. Voi mi fate felice. Guarda quanto è bello. Grazie. Lasci perdere, grazie. Grazie anche a voi, signori. Se ne vada, per favore. Adesso dovete accettare. Lasci perdere. No, per favore. No, se no mi offendo. Non mi volete offendere. Non mi servono. Le tiene la signorina. Basta. Non mi offendo. Perché mi volete offendere? E domani vi porto pure due provoloni e due salami. Permesso? Ma io dico, se ci pensavi prima, tutto questo non succedeva. Tu dovevi saperlo se eri innamorata di Alfredo o no. E come si fa a sapere quando si è proprio innamorati? Questo è un problema che ognuno deve risolvere da solo. Chi è innamorato se ne accorge prima o poi. Come? Quando ci si parla, ci si bacia. Ci serve tu. Io con Alfredo non mi sono mai accorta di niente. Ne sei sicura? Sì. Però è anche vero che non ho mai voluto che mi baciasse. Mi faceva impressione. Uè,
Salutaci, Salvatore. Ferma tu e stammi bene a sentire. Sono stato a casa di Alfredo, lui non c'era, ma ho parlato con Sirosina, che fa lo stesso. Allora è deciso, il matrimonio si fa in settimana. Non è possibile. E perché? Perché devo prima baciarmi con Alfredo. Devo fare la prova. E quale prova? Niente. Ma come niente, zio Salvatore, niente? Oui. Beh, comunque, mo mi accompagni in caserma. Sì, perché così spieghi tutto al capitano, se no a me la licenza non me la danno. E che c'entro io col capitano? Che c'entro? Tu c'entri, perché tu devi testimoniare e dire che io ho detto tutta la verità. Hai capito? E devi raccontare tutti i guai che hai combinato, ecco. Non vengo. Tu vieni. Non vengo. Tu vieni. E non alzare la voce, sai, perché sennò... Fermo, mamma mia, aiuto, zio Salvatore, aiuto. Te ne approfitti che io sono in divisa e che non mi posso compromettere, eh? Ubbidisci a tuo fratello e poi fai quello che ti pare. Va. E vabbè, andiamo da capitano. E andiamo. Fermo, non correre. Io vorrei sapere perché non ha voluto ricevere anche me. Cara signorina, io non posso concedere continuamente licenze a suo fratello per un matrimonio poi che si presenta così incerto. Allora, se si rimanda un'altra volta, io cosa faccio? Gli firmo un'altra licenza? Ha ragione, signor capitano. Ma io gliel'ho detto a mio fratello. Guarda, che se il capitano scopre il trucco... Appunto. Il trucco. Quale trucco? Ho detto trucco? Sì, ha detto trucco. Ho sentito benissimo. Allora confessa, eh? Questo matrimonio non era che un trucco per carpirmi una licenza, vero? Sì, ma non l'ha fatto apposta. Pensava che lei l'avrebbe capito e perdonato. Già. Sapesse quante volte gliel'ho detto. Ma che ti credi, che il capitano è scemo? E lui, sì, lo è. Ma non lo punisca, signor capitano. Diceva così, eh? Sì, ma lo perdoni. È un bravo giovane. E ha tanta stima per lei. Come no? M'ha detto, fagli due moine, un sorriso e vedrai che mi dà subito la licenza, quella cornacchia. Mi ha chiamato cornacchia? Sì, qualche volta cornacchia e qualche volta scimmia. Ma non lo punisca, signor capitano, glielo chiedo in ginocchio. Ma cosa fa, signorina? Si alzi. È tanto buono e io gli voglio tanto bene, anche se ogni tanto mi costringe a questi falsi matrimoni. Stia tranquilla, signorina. Suo fratello per molto, moltissimo tempo non le darà la più piccola noia. Oh, grazie, signor capitano, ma non lo punisca, eh. Soldato Marzano! Soldato Marzano! Soldato Marzano! Alfredo mio... Se non c'è l'amore, come si fa? Ma come? Ma se me l'ha detto tante volte che mi vuole bene? Un giorno, e poi il giorno dopo. Questo è vero. Due giorni di seguito non me l'ha detto mai. E che devo fare? Cerca di farlo innamorare almeno per una settimana. E come si fa? E te lo devo dire io che ho 100 anni. Che è stato? Ce la sei. Salute, Salvatore. Ciao, Cerasella. E tu, che fai qui? Io sono venuto per chiederti perdono. A me? Sì. Quando questa mattina mi hai detto che nella tua vita non c'era nessuno, io non ci ho creduto. Ma avevano detto che ti avevano visto con un certo Bruno e io ci ho parlato, da uomo a uomo. E lui mi ha detto che di te non gliene importa niente. Quel giovane che stava sul cutter? Non lo so. Quando l'ho visto io, stavo in un giardino a baciare una ragazza e che bacio! Non si stanca mai. È da stamattina che la sta baciando. A proposito, lo sai come si fa per capire se uno è proprio innamorato? No, come si fa? Ci si dà un bacio. Avanti, baciami. Ehi, adesso. Adesso. Qua. Qua. Sì, Salvatore, posso? Se te lo dice lei. Lei me l'ha detto. Non si sente proprio niente. Ma così non si fa. Ci vuole il momento buono, il luogo, la parolina data. Ha ragione, zio Salvatore. Ma come si fa così all'improvviso, baciami? Come si fa? Io poi davanti a lui mi metto vergogna. Ma vedrai che dopo sposati noi saremo due innamorati modello. Io ti voglio sposare, sposiamoci, Cerasei. Mi vuoi sposare, sì? Sì. Appena mio fratello avrà la licenza,
Allora dammi retta. Torna a casa e vedrai che fra un paio di mesi di Nora non ti ricorderai nemmeno più il colore dei capelli. Troverai una brava ragazza, semplice, disinteressata. Impossibile. Ma ti rendi conto che Nora è degna figlia di sua madre? E che tutte e due mirano i tuoi quattrini? Non è vero. È vero. E non ti permetto di insultarle. Non mi permetti che cosa? Senti, parliamoci chiaro. Io ho detto i tuoi quattrini perché credevo che tu potessi ancora ragionare, ma visto che sei del tutto rimbecillito, allora ti spiego meglio le cose. I quattrini sono i miei e poiché me li sono guadagnati, sudati, io li difendo con le unghie. Al solito, tu pensi soltanto al denaro. Sì, sì, solo al denaro. E dato che lo disprezzi tanto, questo mio denaro, io ti dimostrerò subito quello che vale. Vuoi sposare Nora? Sì. Bene, sposatela. Certo. E ti dimostrerò che Nora non è come tu credi. Ama i vestiti, la bella vita, il lusso, come tutte le ragazze. Ma saprebbe farne a meno se fosse per amore mio. E allora da questo momento non tiro più una lira. Come? Sì, non solo, ma ti taglio anche i viveri. Tanto Nora è disinteressata, no? E non basta. Questi bagagli, questi, me li porto via io, perché sono miei, li ho pagati io. Non puoi farlo. Perché? È un ricatto. Non è peggiore del tuo che vuoi ricattarmi sul mio amore di padre. Ma adesso basta, eh? L'aereo parte fra 2 ore e io ti saluto. Devo andare, non ho tempo da perdere. Se vuoi venire con me, sei ancora in tempo. Il biglietto per te ce l'ho. Grazie. Non so che farmene. Portati via tutto. Ti farò vedere che saprò cavarmela da solo. Bene. Come vuoi. Addio. Stamattina al bancolotto c'era la fila per giocare 36 e 63. 36 matrimonio, 63 la sposa che scappa. Matrimonio, sposa, sposa, matrimonio, uffa! Ma la gente non pensa ad altro. Leggi i giornali e guarda quante disgrazie succedono a quelli che si sposano. Mariti che ammazzano le mogli, mogli che ammazzano i mariti. C'era sé, tu puoi dire quello che ti pare, a me il matrimonio mi piace. E sposati! Ma se non ti sposi prima tu, tuo fratello lo sai come la pensa. E tu non sposare mio fratello, cercatene un altro. Ma io voglio bene a lui. Voglio bene. Ma come fai a sapere che gli vuoi bene? Che domanda cretina. Mettiti bene in testa che io a tuo fratello lo voglio e me lo sposo. Ma sta calma, te l'ho detto. Appena Giuseppe ottiene la licenza. Ah, ecco Alfredo. Io vado a dare un'occhiata sulla spiaggia. Cerase, aspetta. Cerase! Tuo fratello ha avuto 30 giorni di rigore, ne sai niente? Io? E che sono il comandante del battaglione? Perché? Che ha fatto? Alfredo, dimmi la verità, che ha fatto? Ah, lui niente, ma lei? Lei ha parlato col capitano e quando è uscito 4 soldati hanno preso Giuseppe e l'hanno messo in prigione. Adesso addio matrimonio! Questa me la pagherai. Ma non finisce così, sai. Perché anch'io vado dal capitano dei carabinieri però, e gli dico tutto. Digli anche questo, che io voglio bene a un altro e non ti sposo. Voglio vedere che cosa dice il capitano dei carabinieri. Tu vuoi bene a un altro? Da quando l'ho visto? Non darle retta, è un'altra bugia. Ah sì, va bene, è un'altra bugia. Ma è una bugia che ha 2 gambe, 2 braccia, 1 petto e certi muscoli, che è capace di rompere la testa a tutti. No, la testa te la rompe tuo fratello. Perché io adesso vado dal capitano, dal colonnello, dal ministro. Ma Giuseppe esce. Non mi chiamo più Nannina se Giuseppe non sta in licenza da domani. Andiamo, Alfredo. Ma se poi c'è quell'altro. No, non c'è, non c'è, c'è, sta tranquillo. C'è quell'altro, Cerasella. Cerase. Allora, ci mettiamo anche un po' di grasso? No, no, magro, magro come te. E che sono queste novità? Ma hai detto sempre che ti facevo schifo perché ero tutto ossa. Oh, ma non ti dovevi sposare con Alfredo? Sì, sì, ma c'è ancora tempo. E intanto per un mese o due mi servirebbe un altro fidanzato. E hai scelto me? Sì, sì.
Ma per un mese o due. Ti va? È una cosa che si può discutere. Ma tu, in cambio, che mi dai? E tu che vuoi? Oh, niente. Mi basta che facciamo come se fosse un fidanzamento vero, eh? Lasciami, vieni qua. Vattene! Lasciami! Ti sbagli! Che cosa ti sei messo in testa? Te l'ho detto, niente, no? Lasciami! Lasciami! Ma insomma, dico, ma sta buona! Ma ferma! Prendi. Ma che sei impazzita? No, ti prego! Ma dico, ma... Lascia! La trippa è mia! E lei perché me l'ha tirata addosso? È che sono stato io, è stata lei! Ma scalzone! E non ci provare mai più, sai? Ma lei ce l'ha proprio con me! Buongiorno! Già me l'ha dato il buongiorno! Mi dispiace. Ma a certi mascalzoni bisogna insegnargliela l'educazione! Che le è successo ancora? Niente. Ognuno ha i suoi guai. Lei non mi può capire. Se si tratta di guai, nessuno meglio di me la può capire. Lei? Ma mi faccia il piacere! Chi tiene i quattrini risolve sempre tutto. Già, il problema è averli. Ma lasciamo andare, va. Arrivederci. No, aspetti. Non ci credo che non ha quattrini. Non ci creda, che ci posso fare? Ma come? Ieri sembrava un gran signore che non avesse altro da pensare che baciare quella signorina bionda. E oggi per mangiare devo cercarmi un lavoro. Che vuol farci? Alti e bassi della vita. Beh, arrivederci, ho fretta. Aspetti. Che c'è ancora? Sul serio lei cerca un lavoro? Sì, sul serio, sul serio. Non vuol capire che sono rimasto soltanto con quello che ho addosso. Che cosa sa fare? Tutto. Cioè, niente. Ma mi arrangerò. Lo farebbe il bagnino nel mio stabilimento? Veramente speravo in qualcosa di meglio. Ma si tratta di bagnino, per modo di dire. Come sarebbe? Lei può continuare a fare tutto quello che vuole. Anche cercarsi un mestiere più redditizio. Le farò fare la vita del signorone. Scusi, che razza di bagnino cerca lei? Ma il bagnino è una scusa. Sì, perché io vorrei rimandare ancora il matrimonio. Ha capito adesso? No. Si tratterebbe per un mese o due di far finta che lei è innamorato di me e io di lei, naturalmente, e che siamo fidanzati. Ma lei è matta. E di che ha paura? Mica me ne mangio i fidanzati. Lei fa un piacere a me e io ne faccio una a lei. Ma non dica sciocchezze. Arrivederci. Ma... Anzi, addio. Sente, Bruno, lei è un simpatico ragazzo, ma io ho delle responsabilità verso mia figlia. Perciò è meglio parlarci chiaro. Che intenzioni ha? Gliel'ho detto, sposare Nora e trovarmi un lavoro. Ma quale lavoro? Il primo che trovo. Ma no, no, Bruno, caro, a queste condizioni dico che suo padre ha ragione. Ma, un momento, Nora cosa dice? Ho pure diritto di sapere. Certo, certo. Lo saprà subito quello che pensa mia figlia. Nora, vieni un momento qui, per favore. Senti, Nora, Bruno ed io abbiamo avuto un utile scambio di idee. Conclusione, io gli ho detto che tu riprendi la tua parola e che da questo momento ti consideri libera da ogni impegno. Questo è quanto ho deciso io, tua madre, per il tuo bene. Poi, se tu hai qualche cosa in contrario, parla pure, liberamente. Nora, non aver paura. Di quello che pensi, come io l'ho detto a mio padre. Non ti preoccupare delle conseguenze. Ci sono io. Ma ho bisogno della tua fiducia, del tuo amore. Beh, io dico che la mamma ha ragione. Bruno, so che è brutto dire questo, ma siamo pratici. L'amore, quando mancano i mezzi, va a finire sempre male. Ma come? Tu parli così. Ma allora tu non volevi bene a me. Pensavi ai soldi, di mio padre. Bruno, ti prego, non essere volgare. Sii calmo. Calmo? E mi dici pure di essere calmo. Ma come io mi sono messo contro la mia famiglia? Ho rotto i punti con mio padre. E tu, d'accordo con tua madre, mi metti alla porta. Ma no, caro, ma non la mettiamo alla porta. Giusto. Non mi ci mettete per una ragione molto semplice. Che me ne vado io. Ma vi farò vedere a tutti di che cosa sono capace. Anche da solo. Oh, a me pochi, eh? Che pochi, andiamo. Non ho appetito. L'appetito ci verrà. Andiamo, andiamo.
Intanto questi, tra l'altro che ha decido su. Faccio mangiare. Due panini ho mangiato prima. Ma che panini, altro che panini, questi qui, guarda qua, caldi, oh, che mangi belli. Appetitosi. Guarda no, 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 pochi, pochi, ti prego. Ma che pochi, così. Ma... Ecco, basta, basta, basta. No, no, ancora. No, 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 sì, no, 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 Lei non deve dar retta a Cerasella. Cerasella è matta. Ma che dici? E lei vuole sposare una matta. Una matta, una matta. Wait, cosa fa? Ti affermo. A me Cerasella mi piace, maresciallo. Generale. Capitano. Capitano. E poi speriamo che col matrimonio metta la testa a posto. E lei dovrebbe essere quello che le mette la testa a posto. Io ci provo. E se il matrimonio va all'aria un'altra volta? Mamma mia. Ma cosa fa? No, niente. E stia fermo. Dicevo, se il matrimonio va all'aria un'altra volta, come la mettiamo? No, no, stavolta ci penso io. E di me si può fidare. Io ho più interesse di tutti. E perché? Perché dopo Giuseppe deve sposare me. Ah, e ricominciamo con le licenze. No, 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 no. Ma lui mi sposa dopo il congedo. Ah, che c'è? Signor capitano, il soldato Marzano. Ah, che passi. Amore mio, che t'hanno fatto? Ma che fai? Sei impazzita? Stai ferma. Scusi, signor capitano. Vieni avanti. La guancia? L'altra? Il bacio? Ah, grazie, signor capitano. Che fai? La signorina ti ha sporcato di rossetto, pulisci. Ah, succede. Mi scusi, faccio io. Faccio io, grazie. Dunque, dicevo, la signorina mi ha spiegato tutto. Tua sorella è una mitomane. Che cosa? Una pazza. Sì, 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 oh, sì. Mamma. Oh, e allora la punizione ti è stata condonata. Ma intendiamoci, che sia l'ultima volta. Non dubiti, signor capitano. Tu sai che ci sono le manovre di battaglione. E io non posso concedere molti permessi. Però, vista la situazione d'emergenza, ti concedo 3 ore di libera uscita. E mi raccomando, la data del matrimonio precisa. Signor, sì. Puoi andare. Grazie. Un momento. Marzano, se però tua sorella non si sposa, io ti sbatto dentro un'altra volta, capito? Signor, sì. Va. Si sente meglio adesso? Meravigliosamente. Intendiamoci, questo pranzo io voglio guadagnarmelo. Lavorerò, farò qualsiasi ma cosa. Certo, come eravamo d'accordo. Sì, sì, ma... Tu che fai qui? Niente. E allora va, va. Volevo dire, la faccenda del fidanzamento finto non si potrebbe evitare.
Ha paura della signorina bionda? Ma che? Con quella tutto è finito. Davvero? E allora? Ah, ho capito. Forse lei si vergogna di passare per il mio fidanzato. Ma cosa dice? Lei è una bella ragazza. Semplice, simpatica, generosa. Qualsiasi uomo sarebbe felice di averla per fidanzata. E allora, accetta? Sì o no? Signorina, con lei voglio essere sincero. Io già sono nei guai. E io, più di lei. Che fai qua? Io stavo mangiando. Peppi, non cominciamo a fare storie. Zitta tu, con te facciamo i conti dopo. Che fai con mia sorella? L'amore. Come? Lo dicevo io. Sì, il signore, volevo dire Bruno. Bruno è... Sì, insomma, lui è l'altro. L'altro uomo. Ve l'avevo detto che c'era un altro. E loro non ci credevano. E invece è vero. È vero che è vero? Veramente vorrei spiegare. E mi avevate detto che di Cerasella non vi importava niente. E adesso gli importa. Vero che ti importa? E sì, da quanto tempo dura questa storia? Lei che intenzioni ha? Perché questa è mia sorella, sì, capito? Calmi. Io... Ma tu che c'entri? Io c'entro. Tu sei mia sorella e dipendi da me. No, da zio Salvatore. È lui che decide. E io gli ho detto tutto. E zio Salvatore è d'accordo con me. Come? Zio Salvatore? Non ci credo. E vagliela a domandare. È quello che faccio. No, aspetta. Corriamo, bisogna avvertire zio Salvatore. Quello non sa niente. Cerasella! Fermati! Fermati, questo è un imbroglio! Fermati! Zio Salvatore! Zio Salvatore! Buongiorno! Aiutatemi! Chi è? Zitta! Zitta tu! Zitta, parlo prima io! No! Parlo prima io! No, no, parlo prima io! No, parlo io! Insomma, calmatevi! Che succede? Zio Salvatore, è vero che vi avevo detto tutto? Tutto di chi? Che sei fidanzata con questo qua? Ma scusate, non sarebbe meglio che... Zitto tu! Ma sì, che ve l'avevo detto. Ricordatevi bene. E mi avete pure detto, se Alfredo non ti piace, lascialo perdere. Oh, è vero che voi avete detto questo? Io? Statevi bene, zio Salvatore. No, no, no. Non no, 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 dite che è vero. Ma che cosa? Dite che è vero. Insomma, zio Salvatore, parlate. È vero o non è vero? Sì, è vero. Bagnino? Sì, un momento, vengo. Bagnino? Sì, vengo, bagnino? Vengo. Eccomi. Bagnino? Sì, dica. Bagnino, mi apre l'ombrellone? Sì, un momento, vengo subito. Bagnino? Ecco, la fatto. Grazie. Sì, vengo, vengo. Bagnino, aspetta, ci può dare una barca? Sì, bagnino, vengo, vengo. Un momento. Bagnino, aiuto! Che succede? Qualcuno si affoga. Aiuto! Laggiù, laggiù! Ma chi è? Maria? Andiamo a vedere. Ma che fa? Scherza. Vieni a vedere. Ma va a porta, non è vero! Ma chissà, forse sarà stupore. Stasera tutta vita, sospira ma bella. L'aveva detto stamattina che a costo di annegare l'avrebbe baciato. Grazie, grazie. Non lo dimenticherò mai di avermi salvata. Che cascato! Venga qua. Ti spogli. Perché? Si tolga questa maglietta. Un momento. Per chi mi ha preso? Per un burattino? Faccia questo, faccia quello. Se vogliamo andare d'accordo, stia calma. E non mi parli con quel tono. E lei stia ai patti. È quello che sto facendo. Da stamattina non mi sono fermato un momento. Bagnino di qua, bagnino di là. Se lo sapevo che c'era da faticare tanto... Non accettava? No. Colpa sua. Dia meno retta alle ragazze. Si ricordi di rispettare l'altro patto. Quale? Il fidanzato finto? Appunto. Due cose alla volta non le posso fare. O il fidanzato o il bagnino, scelga. Il fidanzato. Ma cosa fa? Mi passi la maglietta con la scritta fidanzato. Non faccia lo spiritoso. E lei non faccia la prepotente. Io continuo a fare il bagnino perché i soldi me li voglio guadagnare.
Poi, se lei vuole andare in giro a dire che sono il suo fidanzato, faccia pure. Io non ci capisco più niente. Prima sembrava tanto ricco e adesso fa il bagnino. Oh, se potessi uscire, lo sistemerei io quello là. Peppino mio, quando potremo stare insieme? Che ne so. Oh, amore mio. Ma almeno sei riuscita a sapere per quando hanno deciso di sposarsi? No. Nanni, io non vorrei che quelli combinassero un guaio. Nanni, per piacere, tu devi sorvegliarli, quei due. Sì, sì, ma tu cerca di uscire presto. Anzi, vuoi che vada io o mando Cerasella a dire una parolina buona al capitano? No, no, per carità. E se no, non esco più. Adesso scappa, scappa, Nanni. Ciao. Ciao. Ciao, amore mio. Ciao. Desidera? Desidera? Un appuntamento. Ma ha sbagliato indirizzo. Qui vendiamo solamente. Ghinotti, aranciata, birra. E allora mi dia una birra. Ma perché fa il bagnino? Un giovanotto come lei. È vero che è laureato? Piano piano, si può far male alle manine. Dia qua, faccia mi lasci. Ostia buona. Mi lasci. E allora? Che c'è? Quando voglio il bagnino, lo chiamo io. Via, via. Se ne vada! Se ne vada! Ma che cosa fa? È così che tratta i clienti? Mettiamoci bene d'accordo. Quando faccio il bagnino, lei vuole che faccia il fidanzato. E quando faccio il fidanzato, dovrei fare il bagnino. E quando ha cacciato via quello, che faceva? Il fidanzato bagnino. Per quale ragione è sempre così acida con me? Sediamoci un momento. No. Ma le sono proprio tanto antipatico. Rispondo. Le sono antipatico? No. Simpatico, allora? No. Non lo vuol dire? Non lo so. Cerchi di saperlo. Perché? È urgente? Urgente, urgente, no. Ma una certa curiosità di sapere ce l'ho. Ha pensato a cosa farà quando dovremo smettere la nostra commedia? Non ancora. Ma non si preoccupi. Quello che importa è l'essere tranquilla oggi. Domani Dio provvede. Ma questo è fatalismo. Che roba è? Niente di grave. Io non capisco come ci si possa affidare così passivamente al destino. Nella vita bisogna lottare per avere quello che si vuole. Se lo sapessi, quello che voglio. Ma è proprio sicura di non volere niente? Certo. Nemmeno dentro di lei, in qualche angolino nascosto nascosto. Beh, lì ho sempre la voce che me lo dice. Quale voce? Una voce, non lo so. Ecco, vede, quando stavo per sposarmi con Alfredo, la voce non mi diceva proprio niente ed ero preoccupata perché proprio non sapevo quello che dovevo fare. Aspettavo, ma quella niente. E così sono arrivata fino al giorno del matrimonio.
e solo allora l'ho sentita. Proprio quando stavo per entrare in chiesa. E cosa le ha detto? Cirasè, non lo fare! Alfredo non fa per te! Scappa, Cirasè! E allora sono scappata. Non ci crede? Sì, sì. Ma allora è stata anche la voce a consigliarla di prendermi come fidanzato? No, quello l'ho deciso da sola. Stia ferma, non si volti. Che c'è? Ci stanno spiando, è Nannina. Ma che fa? Il fidanzato. Sì, sì. Nannina potrebbe scoprire la verità se non ci vede abbracciati. Anzi, che ne direbbe di un bacio? È matto? Finto, si intende. Nannina! Nannina, esci fuori! Lo so che sei lì! Che fai qua? Ma niente, mi trovavo a passare. Ti sei messa a ficcare il naso nei fatti miei. La devi piantare, capito? La devi piantare! Si salva tu. È un peccato grosso baciarsi con... Con chi? Nessuno. Ah, e allora che vuoi sapere? Se il bacio si dà alla persona a cui si vuole veramente bene, allora non è peccato, anzi... Mannaggia. Ma chi è questa persona? Chi è? Sta calma. Prima o poi la troverai anche tu. Hai mai sentito parlare del colpo di fulmine? Sì, ma che c'entra? Il vero amore è come un colpo di fulmine. Lampi, tuoni, pioggia. Quando arriva, te ne accorgi subito. Davvero? Tango coro, amor, amor, che me saputo fa, non con l'amore. Addio, Cirasè! Addio! Con chiaro, ma faccia croce, breve ma salva. Cos'ha da guardarmi così? Stavo pensando. A che cosa? Che è tanto tempo che non piove, che non fa burrasca. Che le salta in mente? Le piace il tempo cattivo? No, dicevo così. A me, invece, piacciono tanto le giornate piene di sole. E adesso più di prima. E sa perché? Perché ho cominciato a pensarla come lei. Quello che importa è oggi. Domani Dio provvede. Questo è fatalismo. Ceresella, vicino a lei mi sento un altro. Perché? Non so, mi sento più sereno, più felice. Mi fa piacere. Senta, volevo chiederle, lei sposerebbe un uomo senza un soldo, un disperato qualsiasi? E come faccio a saperlo? Quello che è certo è che non sposerei mai un ricco. E perché? Perché quando uno è ricco è egoista e presuntuoso. Alfredo, per esempio, lo dovrei sposare solo perché è ricco. Ma che c'è? Adesso è lei che... Non ho mai incontrato una ragazza come te, Cirasella. Tu sei... No, fermo, stia fermo. Tu sei... Cirasella! È lui! Cirasella! È lui! Cirasella! 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 Il fulmine!
I tuoni, la tempesta, la voce, tutto, tutto. Cerasella! Cerasella! Bruno, ho sentito la voce. Diceva che tu... Diceva che eri tu. Fattura, cambiale, 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 cambiale. Non capisco perché apri la posta quando sai già di che si tratta. Fattura e cambiale. Oh, mami. Oh. Mamma, che succede? Ah. Mammina, cosa c'è? Leggi. Leggi, leggi. Ha scritto il padre di Bruno. Leggi. Ma sì, mamma, dai consenso al nostro matrimonio. Mammina, e tu ti sei sentita male per questo? Ma è l'emozione, cara. Erano anni che non ricevevo una notizia così bella. Crede che tu sia ancora fidanzata col figlio. E si è pentito di averlo lasciato senza un soldo. E pensa che Bruno sia qui con noi. Oh, ma adesso Bruno non mi vorrà più. L'abbiamo cacciato via in quel modo. Ah, sciocca. Lui non deve sapere niente di questa lettera. Da questo momento tu devi fare tutto quello che ti dirò io. Bruno, vorrei parlarti un momento. Cosa c'è? Bruno! Niente, fare due chiacchiere con te. Bruno! Vengo subito. Scusami, ho molto da fare. Che voleva quella là? Una cabina. E che ci deve fare con la cabina? Quello che ci fanno tutti. Si spoglia e fa il bagno. Proprio qui da me. Che ne so. Si vede che le piace di più qui. Perché ci sei tu. Ho visto come ti guardava, sa? E lascia che guardi. Te l'ho detto che fra me e lei è tutto finito. Non mi credi? Non mi credi? Sì, ti credo. Posso avere un ombrellone, Bruno? Aspetta. Ma sono o non sono il bagnino? A quella l'ombrellone non glielo porti. Pasqualino? Pasqualino! Allora, arriva o no questo ombrellone? Un momento! Porta l'ombrellone alla signorina. Farebbe 200 lire l'ora. Ma se se ne va via prima di un'ora glielo do gratis. Aiuto! Maria! Aiuto! Dov'è? Laggiù! Levati! Questa me la salvo io! Spingi! Spingi! Chissà se ce la fa. Non affoga più adesso? No, sto meglio. Ho avuto un crampo, ma è passato. Le consiglio di non ricorrere a questi mezzucci. Faccio quello che mi pare. No, lei nel mio stabilimento è acque territoriali. Fa quello che pare a me. Mi lasci? Subito, subito. Prima prometta che non si farà più vedere da queste parti. No, io non prometto niente. Mi lasci, vigliacca! Respiri, respiri e poi prometta. Mi lasci, mi lasci! Io non prometto niente. Che dici adesso? Niente, non prometto. Prometta. Prometto, prometto. Disgraziata. Siga, siga. Grazie.
Grazie. Signora, se lei mi ha mandato a chiamare... Come? Dico, se lei mi ha mandato a chiamare per quelle sue pendenze, quei suoi arretrati con me, non era il caso. Per 200.000 lire una cliente come lei. Ah, perché per lei 200.000 lire sono una sciocchezza. Beh, insomma... Ah, una bella industria la sua. Oh, industria, commercio, modestamente. Interessante. Ha un cerino? Subito. No, vede, la ragione per cui l'ho fatta chiamare è un'altra. Lei doveva sposare una certa Cerasella, vero? Dovevo, ma sposa un altro. No? L'altro sposerà mia figlia. Ma no! Ah. Ma sì? E allora, se lei ha sempre intenzione di sposare la sua Cerasella, questo è il momento di agire. Però con decisione, con fermezza. Con Cerasella non serve a niente. A storie. Quando una ragazza è messa di fronte al fatto compiuto, cosa le resta da fare? Se non sposare l'uomo che l'ha... L'ha? Che l'ha... Non ho capito. Su, io non mi costringa a dire di più. Lei è disposta a seguire un mio consiglio? Uno, tutti. Lei è pronto a fare tutto quello che io le dico? Prontissimo. Allora stia bene attento. Sì. Oh. Scusi tanto. Sì, una strega dispettosa, disgraziata, chi ti sposa? No, no, è che serenata è, gli insulti. Eh sì, è naturale, così quella si arrabbia, scende giù e noi non perdiamo più tempo. Eh sì, vabbè, comunque io a Cerasella non ce lo dico, strega, Anisette, Sentite, non scherziamo, sapete, questa è una cosa seria, si tratta della mia felicità. Ci vorrebbe, non so, una cosa poetica. È una donna, è Cerasella. Una volta aspra come il limone, un'altra dolce come una cerasa. Limone e cerasa, cerasa e limone, cerasa. Sì, limone, poi, sì, cerasa, sotto sulla gata scarpa, sì, sì, fai sì, luce. Sì, sì, sì. Ma l'una pisenza erte pummarola, una pianta rosa tenera e gentile, au viente una camisa e due lanzola, chi sti o barcono tuie, tu che stasi, Cerasella, Cerasella, dindo diempre il limone, maria lastro schiaffone, Cerasella, Cerasella. Mo chiù tempre cerasa d'un vaso, si limone, si cerasa, sotto sole che te scarfa te fai doce, si fa fritta, si na mela, e l'amore d'indogore te se gè. E la Cerasella, Cerasella, vuole dice sta canzone per la sprezza e sta passione, oh cor mio, se fa limone. Ah, e tiene oh, anima tua! Suona, cretino, suona! Ti pago per questo! Sì, ma il bagno non era compreso! Ti pago il tuo! Suona, va bene! Voce, e campo giorno mare a sospira. Cerasella, Cerasella, dinto diempre il limone, maria lastro schiaffone, Cerasella, Cerasella, mo che diempre cerasa d'un vaso, si limone. Che succede? È quello stupido di Alfredo, adesso gli vado a dire due parole. Dormiti, Salvatore, dormi. Si fa fritto, si navela, e l'amore d'intocore de sege, e la Cerasella, Cerasella, vuole dice sta canzone, per la sprezza e sta passione, si cerasa, o si limone, si cerasa, si limone, Cerasella, Cerasella. Cerasella, ferma la scopa! Cerasella, ferma la scopa! Adesso ci penso io! Vieni questa! Cerasella, scusa! Piano! Oh! Cerasella!
Eravamo rimasti d'accordo di non farle male. E quello non mi ha tirato l'acqua in testa. E tu vuoi mettere l'acqua col mandolino? Annaggino, uno schiaffone di... E tu dove vai? Spicciatevi, se no vado via solo. Sei un villano. Pure la chitarra. Aspetta, dove vai? Dove vai? E vai piano, vai piano. Dai, giudi. Giudi. Scusi, ha un cirino, per favore. Sì. C'è da aspettare molto qui? No, no. Grazie. Chi è? Chi è? Sono io, Nora. Apri. Cosa fai qui, a quest'ora? So che non è il momento più adatto per una visita, ma non è colpa mia. Di giorno sei guardata a vista dal drago. Così sono dovuta venire di notte. Ma perché? Bruno, non puoi continuare a fare questa vita. Smettila con queste ragazzate e torna a vivere come la gente normale. Io vivo benissimo così. Mi odi per quello che ti ho detto quel giorno. Ma ti giuro che sono pentita. Adesso non mi importa più che tu sia ricco o povero. Da quel giorno sono successe molte cose. Già, ti sei divertito a fare la parte del principe azzurro in incognito, innamorato della povera Cenerentola. Pensa a quello che vuoi, ma quella che tu chiami Cenerentola non è una ragazza come le altre. Sì, lo so, è povera. Meglio così. Oh, mio caro, sulla povertà della tua Cerasella ci giuro anch'io. Ma sulla sua onestà? Perché non la conosci. E tu la conosci? Più di te, sta tranquilla. Credi? Ne sono certo. Allora saprai anche dove la tua Cerasella passa le sue nottate. Che vuoi dire? Lo vedi che ne so più di te? Va a trovarla quest'ora. Scoprirai delle cose molto interessanti. E dove è andato? E lo chiede a me. Ah, c'è stata una serenata. E Cerasella è scesa per dirgliene quattro dal frigo. Ma doveva tornare subito. E invece non è tornata più. Comincio a capire molte cose. Beato voi, io non ci capisco niente. Quella ragazza si è divertita a prendermi in giro. Giovanotto, Cerasella è una ragazza onesta. E se non è qui, una ragione ci sarà. Le sarà successo qualche cosa. E Alfredo lo deve sapere. Cercate, cercate Alfredo. Il letto è vuoto. Oddio, dove è andato? Questo l'ha scritto lui. Cara zia Rosina, non ti preoccupare se non mi trovi a letto, puntini. Passerò la notte con Cerasella, puntini. Così finalmente potrò sposarla, punto esclamativo. Tu, Alfredo. Donnaccia, che scandalo! Che scandalo! Cerasella, perdonami. Io non voglio farti del male. Io... Perché mi hai portata qui? Per comprometterti. Che? Le donne devono essere messe di fronte al fatto compiuto. Che vuoi fare tu? Cerasella, non hai capito. Se tu... Se io... Insomma, se noi due facciamo... il fatto compiuto... tu mi devi sposare per forza. Ah, ma scalzone, carogna! Cerasella... facciamolo questo fatto compiuto. Se non mi porti via di qua subito ti spacco la testa. Dov'è il camioncino? È qua fuori, ma aspetta. Ma va, muoviti! Ma prima dimmi che mi perdoni, parla! No! Mamma mia, Madonna del Carmine, è scoppiata un'altra guerra. Madonna, aiuto! Mamma della Saletta! Marzano, comandi.
Vai in quella casa diroccata lassù. Sì, sì. Ascolta. Se tutto è libero, fa un segnale. Telefona al quartier generale segnalando la nostra posizione e chiedendo rinforzi. Dobbiamo sfuggire all'accerchiamento. Vai. Signor, sì. Coprigli le spalle. Questo è il castigo divino. Mea culpa, mea massima culpa. E finiscila. Andranno facendo le manovre, no? È una guerra finita. No! Ma le pallottole sono vere, però. Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù, Giuseppe. Mani in alto. Alfredo. Peppi. E tu che fai qua? Mi ha rapito questo farabutto. E adesso Bruno chissà che penserà di me. L'hai rapita? Sì. No, ti dirò tutto, ma leva questo coso. E adesso mi dovete spiegare, perché sennò io faccio succedere una strage. Dopo, adesso devo parlare con Bruno. No, ma dove vai? Che fai? Sei pazza? Non senti che sparano? Pronto. Beh, aspettate qua, io vado ad avvertire il capitano. Non muovetevi! Il telefono! Adesso chiamo Bruno. Pronto? Pronto? Ti vuoi mettere in mezzo alla guerra? Sei pazza! Tieni questo! Sta fermo, sai? Adesso... Se no sparo! No, questo spara davvero, no! Pronto? Pronto? Eccolo. Signor Capitano! Che c'è? Bisogna far sospendere il fuoco. Perché? Siamo circondati? No, in quella casa c'è una donna. Una donna? E chi è questa disgrazia? È mia sorella, signor Capitano. Che cosa? Sì. E tu vuoi che io sospenda le manovre per far piacere a tua sorella? No, ma... Sta zitto, cretino! Vedere, dov'è il telefono? T'avevo detto di telefonare al comando. L'ho dimenticato, Capitano. Dimenticato? Che figlio! Maledetto! Pronto? Pronto? Chi parla? Qui parla Cerasella. Cosa voglio? L'88! Sì, Cerasella! Cerasella? Ma chi è? Mo, sarà una parola d'ordine. Io non voglio il grane. Chiede l'88. Pronto? Chiama Cerasella, vuole l'88. Pronto? Chi parla? Ma io questa Cerasella non la conosco. E va bene, se questo è l'ordine. Ma che fai, sciagurato? Mi mandano a Gaeta! Lasciami! Mandano... Pronto? Sei Oreste? Oreste il macellaio! Mi chiami Bruno? Sì, Bruno! Bruno! Bruno? Signor generale, la desiderano al telefono. Deve essere sua moglie. Mia moglie? Perché le è venuto in mente di telefonarmi qui? È una persecuzione. Pronto? Generale, ma no, non avete capito niente, Bruno, il bagnino! Mi fai fucilare. Lascia stare. Dammi, ma sei pazzo, arrazzamosa qua, per colpa tua siamo stati fatti prigionieri. Signor capitano, io... Tu te ne vai in prigione. Bruno! 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 C'era sé! Che volevi? Dove sta Bruno? Dove sta? Non lo so. Se n'è andato questa mattina presto. Ha portato via tutta la sua roba. C'era sé, ma non era solo. Era in compagnia. E di chi? Di una ragazza. Quella che ieri ha fatto finta di affogare. No. Questa volta l'informazione è gratis. Io non speculo sulle disgrazie. Lei ha avuto una bella faccia tosta.
Dopo tutto quello che ha combinato, ha anche il coraggio di venirlo a cercare qui, in casa mia. E perché? Sua figlia non l'ha forse cercata a casa mia? E sua figlia lo deve lasciare in pace, capito? Senta, ragazza... Non mi chiami ragazza! E va bene, signorina. Le consiglio di tentare con qualcun altro. Perché con Bruno il colpo non è riuscito. Quale colpo? Ma andiamo, che lei lo sa bene che Bruno è molto ricco. Ricco? Ma se per vivere era costretta a fare il bagnino. Non ha capito che la prendeva in giro? Beh, ad ogni modo, adesso questa ragazzata è finita. Poi è tempo che lei si renda conto che per la sua condizione sociale... Ma sì, insomma, lei non può essere assolutamente la ragazza che fa per lui. Ma allora, perché non me l'ha detto prima? Perché mi ha preso in giro? Pensi quello che vuole. L'importante è che adesso Bruno sposa mia figlia. Non ci credo, non ci credo! Ah, cocciuta, eh? E va bene. Ecco. Lega qui. È il padre di Bruno che sollecita queste nozze. E Bruno? Ma Bruno è sempre stato innamorato di mia figlia. No! Come no? Ah, capisco. Le ha fatto credere il contrario. Ah, povera piccola. Tutti gli uomini fanno così quando vogliono divertirsi con una donna. Si è divertito. Ma perché non è convinta ancora? Guardi. Guardi, guardi. È finita. È finita. Che ho? Si Salvato, ma che fate? Lo sapete che da solo non potete camminare, no? Lascia, figlia mia, lascia. Prima però, dimmi perché piangi. Non lo so. Andava di piangere. Vieni qua, Cerasè. Siedi vicino a me, come fai sempre. E se ti va di piangere, piangi, sfogati. Vedrai che passa. No, zio Salvato, non passa. Non passa. Si tratta di Bruno, vero? Sì. Mi ha preso in giro e poi se n'è andato. Povera Cerasella. Prima o poi doveva capitare pure a te. Lo cercavi tanto, l'amore. E il guaio è che questa volta non ti posso aiutare proprio. Ma io li voglio bene. E quello che mi fa più rabbia e che più mi fa piangere e più sento di volerli lo bene. Lo so, lo so. Ma vedi, Cerasè, il mondo ha le sue leggi. Sono leggi cattive, ma non c'è niente da fare. Belle leggi. Il mondo è fatto così. Tanti scompartimenti. E guai a chi vuole viaggiare in uno scompartimento che non gli tocca. Ma non volevo i suoi soldi. Io l'ho trovato che moriva di fame. Invece ricco e i soldi ce l'ha. Viaggia in uno scompartimento di lusso. Pazienza, Cerasè. No. Vedrai che passerà. E un giorno capirai che è stato meglio così. Ci vuole solo coraggio. Che fa, Cerasè? Non sono io che ho viaggiato nello scompartimento suo. È lui che ha viaggiato nel mio. E allora? E allora deve pagare il biglietto. C'è un'altra donna, papà. Un'altra donna? E chi è? La conosco? No, no, non la conosci. E poi... non è nemmeno una donna. E cos'è? Voglio dire che non è una donna nel senso comune. È una ragazza strana. Dio mio, è pazza? Sembra, ma non lo è. Ah. Al contrario, è una ragazza semplice, una ragazza del popolo.
Si può dire che non abbia nemmeno la camicia. Si chiama Cerasella. Bene, siamo arrivati alla ragazza del popolo, alla ragazza senza camicia. Ah, allora tu non sposeresti Nora per questa tua, come si chiama, Cesarella? Cerasella. Cerasella. E poi, non ho detto che la voglio sposare. Ma allora cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi! Non lo so. Cerasella è una ragazza così diversa. Fino a ieri avrei fatto qualsiasi cosa per lei, e oggi... E oggi? Niente, non parliamone più. Però Cerasella non è una donna come le altre. Anche di Nora dicevi lo stesso? Tu non conosci Cerasella, avrà tutti i difetti. Però è una ragazza generosa, disinteressata. Ma chi crede che mi abbia aiutato fino ad oggi? Bello sforzo. Sapeva che avevi i quattrini e che l'avresti ripagata a sufficienza. Non è vero. È vero. Sì? E chi è? Chi? Che vuole? Ah, ha portato il conto. Bene, la faccia salire. L'aspetto. Sai chi era? Chi? La tua Cesarella, la ragazza disinteressata. Vuole vedere me? No, vuole vedere me. Vuole i quattrini e me l'immaginavo. Non è possibile. Allora stai qui e sentirai. No. È meglio che me ne vada. Generosa, disinteressata. Avevo proprio indovinato. E tu che dicevi di essere povero? E invece, io almeno non t'ho imbrogliato. Sono povera sul serio io. Ma non sono una stupida. Ti sei divertito? Adesso paga. Mio padre ti aspetta per questo. Va. Bruno. Che c'è? Non ho tempo da perdere. C'è qualcuna che ti aspetta, eh? Sì. E allora va, va da lei. È la donna che ci vuole per te. Certo, e me la sposo subito. Avanti. È permesso? Venga, venga. Lei è il padre? Sì, sono il padre. Io sono Cerasella. Onoratissimo. Si accomodi. Senta, prima di tutto deve sapere mi che... Mi risparmi i preamboli, guardi, io so tutto. Veniamo al sodo. Quanto? Quanto? Via, qualunque cifra, signorina, pur di finire questa storia. Sì. 3.375 lire. 3.300... Quanto? Le pare troppo? Stia tranquillo che io non mi approfitto, sa? Voglio soltanto quello che ho speso. Ecco qua, guardi. Ecco. Pranzo e cena per 15 giorni a 350 lire a pasto fanno 10.500 lire. E gli ho fatto mangiare carne tutti i giorni. 10 nazionali al giorno, 1.275 lire. Una divisa nuova da Bagnino, perché quella che gli ho dato se l'è portata via, 3.600 lire. Meno la paga di Bagnino al netto delle ritenute, e cioè 12.000 lire, restano 3.375 lire. Torna? Come? I conti tornano. Ah, sì, sì. E come no, anzi... Solo, a chi devo intestare questo assegno? Beh, a Cerasella. Tanto mi conoscono tutti. Ma lo credo. Una ragazza come lei, economa, quadrata, una buona amministratrice. E mi tolga una curiosità. Bruno da Magnino, come se la cavava? Malissimo. Ma io non gliel'ho mai detto per non mortificarlo. Vuole sapere altro? Sì. Un tipo come mio figlio, lei se lo sposerebbe? Io? Manco morta. E perché? Perché? Beh, perché è come tutti gli altri. E poi è ricco e viaggia in un altro scompartimento. Quale scompartimento? Quello dove viaggiano i ricchi. Ed io in quello non ci voglio viaggiare. E poi i ricchi sono tutti egoisti e presuntuosi. Tutti? Tutti no. Sì, tutti, tutti. Scusi, Sam. Ma scommetto che lo è pure lei. Si calmi, non è il caso, via. Ma perché mi prende in giro? Basta! Ma che vi ho fatto? Lasciatemi perdere, capito? Lasciatemi perdere! Nanni,
Non scherzare. Ma no, te lo giuro, mi ha detto. Va da Alfredo e digli che lo sposo quando vuole lui, anche subito. Ah, sì? Ma allora, perché non è venuta lei a dirmelo? E che ne so, era tutta agitata. Ah, mi ha detto pure, per fortuna è già tutto pronto, le pubblicazioni sono fatte. Mi dispiace solo di aver fatto aspettare tanto quel povero Alfredo. Quanto è cara. Non ti fidare, oggi la pensa così e domani quella è matta, lo sai. No, stavolta è quella buona. Figuratevi che Ceraselle è andata pure in caserma per far dare una licenza al fratello. Ah sì, a Jack. Mi dispiace, signorina, ma il soldato Marzano è in cella di rigore. Beh, mi faccia parlare... Guardi all'arma! Anche il signor capitano è agli arresti di rigore, e per colpa sua, signorina. Per quella faccenda della telefonata con il signor generale. Le manovre sono state sospese. Mi scusi, arriva il signor colonnello. Guardia! Attenti! Vada via, per favore! Presenta! Vada via, per piacere, vada via! Avanti. Bianco. Tenente. Rompete le righe. Marco. Comandi. Chi è? Una certa Ceraselle. Chi? Ceraselle. Ceraselle? La parola d'ordine. Le manovre di battaglione. Bene, bene. Vieni avanti. Ho qualcosa da dirti. La prego, signor colonnello, è tutta colpa mia. Sono una disgraziata, non faccio che combinare guai. Ma che viva fai! E perché piangi? Cosa sei venuta a fare qui? Signor colonnello, lasci libero mio fratello. Mi devo sposare subito, mi voglio sposare subito. E siccome lui è l'unico parente che ho... Vedremo, vedremo. No, mi dica subito sì o no. Adesso dai ordini tu a me? Scusi, perché... Beh, il perché non glielo posso dire, signor colonnello. Tanto, anche se glielo dico, lei non capisce. Ma glielo giuro, è urgente. Senti, se tu fossi stato un soldato ti avrei dato 30 giorni di rigore. Ma sei una donna e anche graziosa. Mi inchino. Tuo fratello uscirà. Vai. Grazie. Grazie. E speriamo che non ci vada io agli arresti. Marzano, vai in camerata e preparati. Giù c'è tua sorella che ti aspetta. E che è successo? Si vuole sposare, è svelto. Il signor colonnello ti ha dato 5 giorni di licenza. Ah, grazie. E a me 5 di arresti. E ringrazia tua sorella. Ehi, ragazzi, mi dovete aiutare. Ehi, sveglia, oh! Che vuoi? Siete tutti invitati al matrimonio di mia sorella, ma questa volta non deve scappare. Beh, certo che Nora è una bella ragazza, eh? Di classe, a fare bella figura. Anch'io la pensavo come te, sai? Poi invece ho sposato una donna semplice. Tua madre. Ed è stata la nostra fortuna. Basta, papà. Lo so quello che vuoi dire. Ma ormai è inutile. Ho deciso. Giusto. Tanto più che la ragazzina... Cesarella. Oh, scusa, Ceraselle. Si sposa. Quando? Ma ho sentito dire a mezzogiorno. Manca poco, eh? Ma te che importa? Appunto. Giù c'è la mia macchina. Ma cosa ci devo fare? Niente. Dicevo così. C'è la mia macchina. Ho dimenticato le chiavi attaccate. Vedeste l'abito da sposa? Delizioso, la sarta l'ha terminato proprio ora. Peccato che Bruno non lo possa vedere. Se non portasse disgrazia a vederlo prima del matrimonio, meriterebbe proprio la pena di essere visto. Ma che... vogliamo vedere, vero Bruno? Sì, Elisa, ma che idea, donniciola, via, non è degno di te. Chiama tua figlia, Ma... Chiamala, vogliamo ammirare questo delizioso abito da sposa. Chiama tua figlia. Beh, come vuoi, caro. Nora! Cosa c'è, mami? Cara, vieni qui un momento. Bruno vuole ammirare il tuo abito da sposa. Ma tu non eri superstizioso? Io? Mai stato superstizioso. Vieni, cara. Ma mami, ma lascia stare. Guarda, Bruno, ti piace?
Stupendo, vero? Non la sposare. Non è donna per te. Scappa, Bruno. Ma Bruno, che cos'hai? Non mi dici niente. Scappa, scappa. Eh? Ah, sì, Nora, sei carina, carina molto. Scusami tanto, scusate tutti. Ma... vieni, andiamo. Ma che voce? Io non sento niente. Lasciatemi! Ma che volete? Cerasella! Bruno! Ancora tu! Fermatelo! Bruno! Fermatelo! Acchiappatelo! Bruno! Bruno! Acchiappatelo! No, adesso basta! Adesso mi arrabbio veramente! Te lo dicevo io! Ma state zitta, anzi! Prendetela! Prendete la sposa, portatela qua! Eccola! Eccola, abbiamo riportato la sposa! Cerasella, finalmente! Ma insomma, che volete da me? Uffa! Ma non è lei, è un'altra! Ma come? È un'altra! Ha ragione. Mi dispiace, ma abbiamo trovato questa. Fa come noi militari, arrangiati. Non correre, che ti importa? O sposa questo o sposa quello, purché si decida. Hai ragione, Nanni. Cerasella.